Il punto sicurezza di Satriano Marina è specializzato nel vasto mondo della sicurezza, con l'intento di fornire le risposte più adeguate alla domanda di sistemi di protezione e controllo della casa. Da noi, la duplicazione di chiavi, incluse quelle della tua auto o moto, è effettuata con macchine elettroniche di ultima generazione, la duplicazione di tutti i radiocomandi presenti sul mercato, la rapida realizzazione di cilindri a chiave uguale, la sostituzione di serrature a doppia mappa con cilindro europeo di sicurezza, sistemi di gestione elettronica degli accessi anche attraverso l'uso dello smartphone, dispositivi di domotica e controllo a distanza. Abbiamo inoltre un servizio di pronto intervento sempre disponibile H24. Chiamando il 371-3559-089, un operatore si metterà a disposizione per risolvere ogni tipo di problema. Affidati al punto sicurezza di Satriano Marina in Viale Europa 40. Per noi ogni cliente è un cliente unico e merita il massimo sempre. Chiedi un sopralluogo con consulenza gratuita allo 0967 522457. Anche il Trebisacce si deve inchinare alla legge del più forte e dunque deve lasciare il passo alla capolista Corigliano, giunta alla nona vittoria consecutiva. Ormai è quasi fuga, visto che la Reggiomed si fa imporre lo 0-0 da un ottimo sersale ed ora i punti di distacco dalla capolista salgono a 6. Non giocano Paolana e Bovalinese, mentre il Cotronei perde a Soriano e l'Olympic Rossanese si fa imporre l'1-1 casalingo dal Gallico Catona. Nelle immagini stiamo vedendo proprio le reti di questo incontro, segnate da Buongiorno al 12° del primo tempo per i padroni di casa. Da Tripodi sul rigore al 15° del secondo tempo il pari ospite. Margiotta ha anche fallito un penalty sull'1-1, mandando clamorosamente al lato. Il Bocale supera un ostico Cutro 2-0 solo nei minuti finali, mentre Acri e Isola non si fanno male e si dividono la posta in palio. Buona vittoria per lo Scalea, che batte il Siderno 2-1 con la rete di Viscomi che stiamo vedendo nelle immagini e lo supera anche in classifica.